stiamo celebrando questo evento. In questo anno 2017, come già in altre occasioni abbiamo avuto modo di annunciarvi, l'ordine religioso dei Padri Scolopi sta vivendo un evento particolare. Compie 400 anni dalla sua fondazione. Il 6 marzo del 1617 Papa Paolo V riconosceva come realtà ecclesiale il ministero e un mandato che dà la Chiesa per annunciare il Vangelo. Ecco, veniva riconosciuto al Calasanzio questo ministero. Un piccolo gruppo di 14 persone che con Giuseppe Calasanzio si impegnavano a curare espressamente l'educazione dei bambini. Quella piccola esperienza, o per meglio dire quella grande avventura che nel 1597 Giuseppe Calasanzio aveva iniziato nel quartiere povero e abbandonato di Trastevere a Roma, ora, con il riconoscimento del Papa, diventava per il Calasanzio e per i suoi collaboratori un cambio di vita, tutta consacrata all'educazione dei bambini, specialmente i più poveri e i più bisognosi. Pochi giorni dopo, il 25 marzo, sempre del 1617, dalle mani del cardinale Giustiniani, Giuseppe ricevette l'abito calasanziano. E a sua volta Giuseppe vestiva i 14 collaboratori che da quel momento divennero i suoi confratelli. Nascevano così le scuole pie. La Chiesa accoglieva la scuola calasanziana come un dono dello Spirito di Dio e invitava i confratelli delle scuole pie a vivere la propria vocazione che avevano ricevuto. Per i Padri Scolopi l'azione educativa è evangelizzazione. Il ministero calasanziano non è solo un compito legato all'istruzione, ma è un modo concreto di collaborare alla missione di annunciare e testimoniare il Vangelo del Regno che Gesù affidò ai suoi discepoli. Oggi noi, nel ricordo del Calasanzio, continuando la sua missione, ripetiamo dinanzi a tutto il popolo di Dio, che siete voi qui riuniti, la nostra consacrazione, rinnovando i nostri voti religiosi e chiedendovi di accompagnarci con la vostra preghiera. La nostra celebrazione chiedendo perdono, si parla di educazione. Chiediamo perdono per tutte le volte che non abbiamo voluto educare secondo i valori di Cristo. Sulla quale ho meditato, pensando ai fanciulli, ai bambini. Due luoghi. Il primo lo troviamo nella prima lettura. Qual è questo luogo? Paradiso, l'Eden, che è un... cos'è l'Eden? È un giardino. E nella pagina del Vangelo invece di cosa troviamo? Dove va Gesù? In quale luogo? Ma in un giardino? No. Nel deserto. Quindi vedete, due luoghi che fanno subito comprendere le nostre scelte. Dove ci piacerebbe stare? In un giardino fiorito o in un deserto vuoto? Che dite, bambini? Vince l'inverno, lascia la tua mano e rimetti a noi.